Allora, buonasera a tutti, sono appunto Gilda Longhi e collaboro con Casoria 2 da un po' di tempo, da quasi 2 anni, ed ho il gravoso compito di essere la segretaria di redazione, sia del cartaceo e, ahimè, anche del web adesso. Vabbè, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti voi per aver accolto il nostro invito, invito che abbiamo accolto noi stessi. Forse qualcuno dei presenti della redazione ricorda, ma non tutti, ricordano come è nata l'idea del sito web di casoria2.it. È nata poco, quasi un anno fa, proprio su Facebook, che è adesso, insomma, uno dei mezzi di comunicazione più frequenti tra di noi, quando c'era il direttore su Facebook, e durante uno scambio di auguri natalizi tra me, il direttore, Daniela e Stefano proprio, ci venne così l'idea, fu proprio Daniela a lanciare la proposta del sito web. Ma perché non iniziamo il nuovo anno con un regalo, quello del sito? In quest'anno poi, insomma, questa cosa è stata un po' portata avanti per diversi mesi. Mesi in cui ci abbiamo creduto, mesi in cui l'abbiamo vista come una, abbiamo desistito, l'abbiamo vista come una cosa forse troppo lontana da noi. Come si fa a gestire questo sito? Chi lo gestisce? Ma voi avete capito? Come facciamo? Impossibile. Il direttore ci ha sempre spronato e incoraggiato, lui ha sempre detto dal primo momento: ragazzi, questa è una sfida. E noi ci siamo voluti mettere in gioco in questo modo, partendo proprio dalla base. Molti di noi, vi dico, io stessa, per esperienza, ho conosciuto il direttore su Facebook, perché ho richiesto l'amicizia a Casoria 2 settimanale, all'epoca, insomma, pagina di Facebook, perché, insomma, io da cittadina casoriana leggevo settimanalmente questo giornale, ero interessata, e quindi ho richiesto l'amicizia. E quando ho iniziato a scrivere l'anno scorso, non conoscevo praticamente nessuno della redazione, non sapevo chi fosse Pasquale Tignola o Susi Paiuca, non li conoscevo. Ho avuto poi modo di conoscerli e quindi si è costituita una redazione che è nata in modo del tutto casuale, fortuito, perché è nata attraverso una proposta di Pasquale. Dice: ma noi siamo, vai, il direttore dice sempre la redazione, ma perché non ci incontriamo? Ci guardiamo in faccia, vediamo chi siamo. Ed è nata proprio così, ci siamo incontrati e ha preso sempre più corpo quella che noi vedevamo un po' come una cosa lontana da noi, la redazione. Una redazione che si evolve sicuramente. Voi pensate che noi non abbiamo una sede come redazione, non abbiamo uno schema di incontri di redazione, eccetera. I nostri incontri si svolgono prevalentemente appunto sul web, quindi via mail, via messaggio, adesso tramite il sito. Quindi questa è una cosa secondo me fondamentale, perché riusciamo a comunicare veramente in tempo reale quelle che sono le nostre proposte, le nostre iniziative, tutto quello che ci viene in mente. Abbiamo la possibilità di comunicarlo in pochissimi minuti. Pensate invece, insomma, che cosa voleva dire doversi incontrare. È un piacere, però, insomma, non sempre realizzabile. Stefano prima parlava di Ciro Troise e di Fulvio Buzzone, due persone fondamentali per la nostra redazione. Tant'è vero che preannuncio, forse qualcuno lo sa già, proprio a Fulvio è nata l'idea, che noi abbiamo accolto, di realizzare, direttore, la dico anche a voi questa cosa, delle riunioni in via multimediale. Cioè ci metteremo in contatto con loro e quindi saremo tutti una redazione, insomma. Abbiamo avuto però ovviamente la necessità di organizzarci come redazione, di darci appunto dei ruoli. E come insomma avete prima visto, poi avrete modo di visitare il sito, di leggere insomma tutte queste notizie, ci siamo costituiti con una segreteria che appunto gestisco io, insomma, continuamente mando anche in maniera molto pressante email, inviti, proposte, suggerimenti ai ragazzi, una coordinatrice di redazione che è appunto Sonia ed un comitato tecnico costituito da Susi Paiuca e Pasquale Tignola. Un comitato dei saggi, ci è piaciuto denominarlo, che ha un po' il compito di coadiuvare la coordinatrice nell'inserimento di nuove sezioni, nello sviluppo di inchieste che possono essere portate avanti anche insomma in parallelo con il cartaceo e poi tutta la redazione. Siamo veramente tanti, siamo 22-23 persone, insomma, quindi un numero consistente di persone che, ripeto, ha previsto necessariamente questa organizzazione. Mi sono resa conto e ho avuto modo di condividere
queste le cose, insomma, che vi sto dicendo con le persone che mi sono state più vicine in questo lavoro, sostanzialmente che organizzare un sito vuol dire tre cose. Vuol dire essere flessibili, avere il senso della responsabilità, questa era una delle nostre preoccupazioni maggiori, gestire un sito, insomma, con accesso pubblico. Potrebbe avere anche insomma, delle questioni poi difficili da gestire, quindi un grande senso di responsabilità e sicuramente la volontà da parte nostra, speriamo insomma anche di riuscirci a dare sempre delle risposte pronte ed efficaci. Io volevo, no, ho finito, volevo semplicemente invitare tutti voi a collaborare con il sito. Casolina 2 non è il nostro sito, non ce lo siamo fatti per noi, avremmo continuato a comunicare via email o a incontrare da Pasquale Tignola, da Peppe D'Anna, che spesso ci mettono a disposizione i loro spazi. Casolina 2 non è fatto per noi, ma è fatto appunto per ciascuno di noi che ha la possibilità di interagire dal punto di vista personale. Quindi se sapete di iniziative, sì, attraverso proposte, iniziative, manifestazioni, eccetera, noi abbiamo semplicemente la volontà di rendere, insomma, diffondere quanto più possibile queste informazioni. Stefano diceva appunto del contatto Facebook, provvederemo, insomma, mi auguro quotidianamente, sarà nostro impegno farlo, a pubblicare i link dei nostri articoli. Cioè pensate, quando viene, insomma, accade un qualsiasi evento, una qualsiasi cosa, dalla buca per strada ad una qualsiasi altra situazione, pensate in quanti modi questa notizia può essere diffusa e noi ci proviamo. Grazie.